Ciao a tutti ragazzi e ragazze, io non l'avrei voluto fare questo video, come avete letto dall'immagine di copertina, mi hanno rubato il telefono, l'iPhone 13 Pro Max. Chi è venuto su questo video probabilmente già lo ha visto su Instagram, che qualche giorno fa ho cercato di mascherarlo, ma dentro di me disperata, ero proprio disperata. Perché non è soltanto una questione di costo, sappiamo che sono telefoni cari, ma non è per quello, ma è quello che c'è all'interno, è il motivo per cui io utilizzo quel telefono. Io fortunatamente ne ho due, ma questo telefono che utilizzo, diciamo, per la mia vita privata non ha le stesse prestazioni di un iPhone, specialmente sui social, quindi ve lo giuro, attimi di panico. Ora non sto qui a spiegarvi esattamente come è successo, perché non posso, perché non voglio accusare nessuno. Può darsi anche che io l'abbia perso, l'abbia lasciato incustodito, però si sa, se qualcuno vede un iPhone 13 Pro Max incustodito, di certo non lo lascia lì, ma probabilmente se lo prende. Quindi ho fatto denuncia, tutto quanto l'abbiamo bloccato, ma non penso che tornerà fuori subito o proprio non tornerà. Inoltre io non ho fatto l'aggiornamento, io non lo faccio mai su nessun telefono perché perdo tempo, mi scoccia perdere tempo, occupare memoria, penso che il telefono si possa rallentare e quindi ci sono andata fregata, quindi fate sempre gli aggiornamenti. È come se l'avessero chiuso, non lo so, dentro un frigorifero, non spunta più questo telefono. Stiamo cercando di capire se riusciremo a trovarlo e nel frattempo sono dovuta correre ai ripari grazie a CertiDeal. Stavo cercando appunto un sito che vende telefoni ricondizionati e ho trovato loro. Perché io ci lavoro con i social e sebbene questo telefono sia davvero buono, sia un ottimo telefono, come lavorano gli iPhone, specialmente su Instagram e su TikTok, non lo fa nessun altro. Quindi ho acquistato un iPhone ricondizionato da questo sito che si chiama CertiDeal. È un sito che è francese e vende telefoni ricondizionati, ancora non l'ho aperto, la mia salvezza! E ho preso un iPhone 11 Pro Max, perché comunque già alle tre fotocamere funziona molto bene. Adesso lo apro insieme a voi, insomma, vediamo di configurarlo, vediamo come funziona. E mi è arrivato sigillato così nella plastica e all'interno c'è il caricabatterie con il cavetto. È proprio sigillato bene, tipo come se fosse fatto a caldo. Dovete necessariamente romperlo, sto notando, quindi siamo sicuri che questo telefono, a parte da voi che l'avete acquistato, non può essere stato toccato da nessun altro, vedete? Oh mio Dio! Mi sto rendendo conto che non ho una cover. Beh, non so che è un bel nome, ma è perfetto! È bellissimo! È bellissimo! È in condizioni perfette. Ora vi faccio una panoramica, appena mi sblocco. Filippo ha il 12, poteva anche prestarmi il suo, come fa a campare se usa il suo telefono. È nuovo, ragazzi, questo telefono è nuovo. Io vi lascio anche un codice sconto e un link se anche voi volete, a prescindere dalla motivazione, comprare un telefono senza dovervi svenare. È la prima volta che mi capita, ma è stata una necessità, cioè io l'avevo comprato a dicembre. Io non li so accendere questi telefoni. Mi sta venendo il dubbio che sia scarico. Questi sono accessori nuovi e c'è anche l'accessorio per la SIM. Carica, era arrivato scarico, quindi colpa mia, ma non potevo metterlo in carica se non lo toglievo dalla pellicola. E adesso andiamo a vedere insieme come si fa. Quello che dovete sapere è che questo sito garantisce 24 mesi su tutti i loro dispositivi ed è uno dei pochi a farlo, se non l'unico sito a farlo. E tra l'altro sono loro stessi che si occupano di ricondizionare i telefoni, quindi non è un marketplace e basta, ma fanno tutto loro, dando la possibilità di restituirlo in 14 o 21 giorni. Avete un grande lasso di tempo ed è quello che serve a me, visto che non so se l'ho perso e se riuscirò a trovarlo. Se me l'hanno rubato, sapete che la situazione non è molto chiara, ma non ho il telefono e quindi ho bisogno anche di vedere come mi trovo. È la prima volta che compro un iPhone ricondizionato. Inizio subito, potrò ricominciare a lavorare, questa cosa è meravigliosa. Come codice mettiamo momentaneamente 1, 2, 3, 4, deve essere per forza di 6, 5 e 6, molto semplice. Non trasferisco al momento nulla perché voglio vedere come funziona il dispositivo prima di riempirlo di dati. Ok, finalmente ragazzi! Ovviamente non c'è niente, telefono vuoto.
Però adesso posso scaricare le mie app dall'App Store e cominciare a lavorare sui social. Ora facciamo qualche test, voglio vedere come si comporta, quindi apro YouTube. Ok, andiamo sul mio canale. Alziamo il volume al massimo. Ma come ti vesti? Si sente bene? Ragazzi e ragazze, questa non è la qualità massima. Molto nuovo. Non mi spunta. Dovevamo farne un altro, ma abbiamo detto perché non so. No, funziona bene. Per adesso si comporta bene. Proviamo ad andare su un altro video. Scorre abbastanza bene. Vediamo quest'altra reaction. Io rido delle mie stesse reaction. No, vabbè, ma basta sto globo. Direi che funziona in maniera eccellente. Proviamo la fotocamera. Prendiamo il mio rossetto, fotografiamolo. Facciamo anche un video. Dalla regia mi fanno notare che le impostazioni della fotocamera vanno modificate. Quindi andiamo su impostazioni, fotocamera, eccolo. E andiamo a settare tutti i parametri, perché io registro in 4K 60 frame per secondo. Voilà. Ecco la mia scatolina. Ora voglio provare anche la frontale. Vediamo un po' anche la frontale, mi sembra che giri abbastanza bene. Guardate come gira bene, come ferma nonostante sia la fotocamera frontale. Proprio molto bello, vi posso dire che voi mi vedete più levigata perché c'è comunque la mia videocamera. Però l'effetto è proprio quello, veramente un ottimo telefono. Anche la batteria ha un'ottima capacità nonostante sia ricondizionato, e questo è un punto che ci tengo a sottolineare, perché io cercavo proprio questo per il mio utilizzo di telefono. Io non posso permettermi di avere un telefono che dopo 6 ore è praticamente scarico, e io faccio un utilizzo estremo dei telefoni. Ora finalmente posso ricominciare a lavorare. Adesso ricomincerò a postare contenuti su Instagram e su TikTok, dove lo utilizzo principalmente, quindi vi ricordo di andarmi a seguire lì per vedere le storie, che se voi in realtà già lo sapete tutto quello che è successo e ve l'ho anticipato. Quindi ringrazio Certideal per aver collaborato con me anche in questo caso di necessità, e c'è il codice sconto per chi di voi è interessato ad acquistare uno di questi telefoni. Vi garantisco che sono di ottima fattura, come vi ho detto li controllano loro e hanno un sistema che fa un controllo su 32 punti, e se non dovesse passare uno di questi controlli il telefono non viene messo in vendita, quindi sono davvero di ottima qualità e vi ripeto li potete anche testare per un bel periodo di tempo, cioè 14-21 giorni non sono certo pochi. Ed è quello che sto facendo io in questi giorni e che farò e che vedete su Instagram. Quindi io spero che la situazione si risolva, altrimenti per adesso ho un ottimo sostituto. Fatemi sapere se avete acquistato questi telefoni ricondizionati, se conoscete questo marchio e come vi state trovando. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!